Mi chiamo Attilio e sono nato in Lombardia, o almeno questo è quello che il mio padre adottivo mi ripete da sempre. Attilio Lombardo Ale, Attilio Lombardo Ale, Attilio Lombardo, Attilio Lombardo, Attilio Lombardo Ale. Non ho mai capito perché tra tutti loro abbiano deciso di adottare proprio me. Non so cosa avessi io rispetto agli altri. In ogni caso, tutto questo non ha più importanza nella mia situazione attuale. Niente oggi ha più importanza. Ho avuto un'infanzia felice, molto felice. L'orfanotrofio era un posto pieno di allegria, di luci, di persone sorridenti dove si giocava sempre, ma anche con i miei genitori adottivi all'inizio la vita scorreva serena. Le giornate iniziavano tutte nello stesso modo, con una bella colazione nutriente tutti insieme. Poi ognuno affrontava la propria giornata, i miei genitori andavano a lavorare e io mi dedicavo alla cultura, la mia grande passione. Non è stato facile, nelle mie condizioni, ma come vedete ho imparato a parlare, ascoltando la televisione, e se per questo, anche a leggere e a scrivere. La notte, sognavo mondi impossibili, in cui strane creature colorate sembravano volermi dire qualcosa. Purtroppo, da un paio di mesi le cose sono cambiate. I miei genitori non escono più. Affetti da una grave forma di depressione, passano le giornate in pigiama a mangiare porcate. Un giorno addirittura, e non chiedetemi perché, vestiti da alpini si sono messi a pescare in casa. E la cosa più terribile per un intellettuale del mio lignaggio è che passano ore e ore a guardare programmi televisivi di cui ho perfino vergogna a parlare. Benvenuti, grazie perché mi permettete di entrare nelle vostre case. All'inizio pensavo si trattasse di un malanno di stagione, ma ora, dopo 3 mesi, ne sono certo, i miei genitori sono impazziti. Non usciranno mai più di casa. Questa, dunque, è la vita che mi attende. Una vita da recluso, vissuta con la costante presenza di Barbara D'Urso. Il mio cuore è vostro, ci vediamo domani a pomeriggio 5, col cuore. Stremato, sono arrivato a prendere una decisione drammatica. Meglio bruciarsi che spegnersi. Io, Attilio, ho deciso di mettere fine alla mia vita. Grande scarico è lì, a pochi salti. Un ultimo sforzo, un ultimo guizzo di dolore. E poi la pace, finalmente, la pace eterna. Addio. E se potete, perdonatemi. Tunnel buio, il nero, la fine di tutto. No, una luce. Chi sono? Da dove vengo? Dove sto andando? Ma allora l'universo esiste? Io, Attilio, nato in Lombardia, al termine di questi 3 mesi ho scoperto di essere un pesce. E tu? Cosa hai scoperto? Estremi rimedi. Estremi rimedi.